Hola, hola, Mishri, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Se siete dei nuovi iscritti, grazie di cuore, sono super felice che siate entrati a far parte della mia YouTube family. Se sei capitato qui per caso, io sono Denise, sono una cantante, ma su questo canale condivido una delle mie più grandi passioni, ovvero tutto quello che ruota attorno al beauty. Allora, come avrete visto dal titolo, oggi andremo a provare assieme il nuovo fondotinta di Fenty Beauty, l'Easy Drop Blurry Skin Tint, che raga, c'è un hype sui social che io mi sono detta devo assolutamente provarlo. Sapete che io sono una fan dei fondotinta, quindi non potevo lasciarmi scappare questo fondotinta. Ma prima di cominciare vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore è quello di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like e attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui miei video. Allora, il fondotinta si presenta su questo pack plastificato. Ci sono 32 ml di prodotto, quindi superiore alla media dei fondotinta che trovate in commercio, e costa 28,50 euro. Lo trovate su Sephora e ci sono ben 25 shades. Prima di passare all'applicazione, io mi armo del telefono e vi leggo un attimo la descrizione che trovate su Sephora Italia e cosa ci promette questo fondotinta. Saluta una pelle perfettamente liscia e naturale. Rihanna ha voluto creare un fluido colorato che sublima e leviga istantaneamente la pelle, sia facile da applicare che adatto a tutte le tonalità della pelle. Grazie al suo complesso Hydra Blend, levigante e idratante, Easy Drop sarà il tuo migliore alleato per un look senza trucco. O per chi cerca un incarnato perfetto senza alcuno sforzo. Disponibile in 25 tonalità universali che si adattano a tutte le tonalità della pelle. Fluido colorato con effetto sfocato, disponibile in 25 tonalità per adattarsi a qualsiasi incarnato. Copertura di lunga durata e modulabile da leggera a media. Il suo complesso Hydra Blend fornisce idratazione continua e un effetto levigante istantaneo. Texture liscia che si applica perfettamente sopra la cura della pelle e il fondotinta si applica perfettamente con le dita. Faremo questo test. O con il pennello. Formula resistente all'umidità, al sudore e a ogni tipo di trasferimento. Proveremo anche la nostra mascherina poi. Me voilà! Allora, parto con agitare il prodotto perché sulle istruzioni c'è scritto appunto agitare bene il flacone e applicare qualche goccia con le dita. Proviamo a fare questo test oppure utilizzando il pennello da fondotinta. Io direi che siccome non ho mai provato ad applicare del fondotinta con le mani, sono troppo curiosa, quindi direi di partire subito. Allora, non vi ho detto, ma la shade che ho preso io è la 21. Mi sono affidata ad un grafico che ho trovato su Sephora.com, dove appunto in base alla mia vecchia referenza del vecchio fondotinta, quello idratante, la mia era 4,45 e so che tipo la 21 andava tipo da 4,40 a 4 e qualcosa, quindi in realtà questo fondotinta va bene per diverse shades, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e speriamo mi vada bene. Vi lascio le mie referenze dei fondotinta che utilizzo io solitamente in descrizione, così potete compararle in base anche al vostro incarnato, la vostra shades. Comunque, una volta aperto il prodotto si presenta così, c'è il beccuccio e ora adesso proviamo a vedere com'è la consistenza. Ok, una consistenza leggera, cioè non è né troppo liquido ma neanche troppo denso. Io provo con la mano. La shade mi sembra abbastanza buona. Che strano, fa strano applicare con le dita. Fa veramente strano applicare con le dita. Io vado
Quindi facciamo metà parte del viso con le mani. Allora, a parte il fatto che mi sono dimenticata di applicare un primer, e vabbè, ormai quel che è fatto, ho applicato metà viso, quindi lascerò così, al limite metterò un po' di primer su questa zona così vediamo anche la differenza e facciamo il test. Comunque, fatto sta che il fondotinta non ha alcuna profumazione e questa cosa ci piace. È super sottile, cioè sembra di applicare della crema, però non unge, non appiccica e soprattutto non si sente, è impercettibile. E a me sembra un finish semi matte, perché non è luminoso ma non è neanche super matte. Applicazione con le mani, con le dita, strano, ma si può fare. Però io direi che quasi quasi provo a fare l'altra zona del viso con il pennello, così vediamo anche. Il colore, sono contenta, comunque è abbastanza giusto, mi sembra, forse leggermente scuretto, però il sottotono mi sembra buono. Allora, questa è la situazione attuale. Allora, su questo lato qui ho utilizzato il pennello e ho stratificato, mentre su questo lato non ho stratificato. La cosa che vedo e che noto è che questo lato, dove si è già asciugato il tutto, il finish non è più quello di prima, ma è molto più mattificante rispetto a questo lato che invece si deve ancora asciugare e il risultato è più semi matte. Quindi penso che una volta che si asciuga il tutto diventerà così, quindi è un finish matte sicuro. Cioè, io noto che le mie imperfezioni si notano di più, cioè la grana, proprio la texture della mia pelle, no? Quindi non va a lisciare e non va a levigare come dice qui in descrizione. Quindi super super no, super super no, almeno sul mio tipo di pelle. Cioè, i miei pori sono dilatati, non sono stretti. Quindi un super no, assolutamente. Provo a stratificare anche questa zona qui per uniformare e rendere tutto omogeneo e poi finisco il look. Raga, le mie prime impressioni. Allora, io non voglio essere frettolosa, anzi vi lascerò anche qualche clip e vedremo durante la giornata come si comporta, però, cioè, non ci siamo. Cioè, se su questo lato, che non ho alcuna imperfezione a livello di texture della pelle, ci sta, però su questo lato del viso, che è abbastanza marcato da brufoletti, imperfezioni cutanee, no, non ci siamo. Quindi io direi che se avete una pelle già perfetta di vostro, con una texture bella liscia e volete un fondotinta che va ad uniformare il vostro incarnato, si può fare. Ma se avete una pelle ricca di imperfezioni a livello di texture, no, perché ve ne va a marcare. Quindi dicono che è un fondotinta levigante, super, che sublima la texture, l'incarnato della pelle, no, cioè super bugia. Anche no, comunque qualcosa di positivo questo fondotinta ce l'ha, perché è super sottile, non si sente ed è veramente come avere una seconda pelle, cioè
non si vede. Prima degli aggiornamenti ci tenevo a mostrarvi la situa del fondotinta applicato da circa un'oretta, perché ho appena spento le luci e questo è il risultato. Cioè, mi segna tantissimo la grana della pelle e anche le lineette d'espressione. Qui vedete, comunque questo è il finish del fondo applicato da circa un'oretta. Ci vediamo e ci aggiorniamo. 9, sono andata a fare la spesa e sto sudando da quanto caldo. Allora, questo è lo stato della mascherina e guardandomi, a parte il sudore, non so se vedete, non mi sembra si sia mosso nulla. Quello che vedete qui è il bronzer e un po' il blush, ma il fondotinta è integro. Sto sudando, raga, ma fa quanto caldo fa? Cioè, è caldo, è arrivato tutto in un colpo. Oh, troppo caldo, adesso mi spoglio. Rieccomi dopo circa 4 ore e mezza. Questa è la situazione del fondo. Allora, considerate il fatto che non ho utilizzato il primer perché mi sono dimenticata. Comunque, questo è il risultato. Il finish bello mattificante che c'era da appena applicato se n'è andato via. Infatti, io lo noto già più luminoso e c'è ovviamente la zona T che si sta per ungere, ma normali prassi. Poi considerate anche il fatto che ho utilizzato la mascherina e però si è comportato molto bene. Stavo guardando anche... Vi ricordate che mi segnava un bel po'? I segni di espressione sono molto meno evidenti rispetto a prima, che ovviamente era super super mattificante discorso. E anche i segni di imperfezione sono un po' meno visibili, ma perché ovviamente c'è il recesso di sebo e prima era molto più matto, quindi molto più. E rieccomi dopo ben 10 ore, sono le 19:22, quindi sono passate ben 10 ore e questa è la situazione. E considerate che non ho fatto alcun ritocco, la mia zona T è bella unta, ma ci sta, come vi ho detto, non ho utilizzato primer, mattificante, niente di niente. Lascio a voi giudicare la situa dopo ben 10 ore. Questa è stata la situazione della giornata, mesceri, quindi avete visto come si è comportato questo fondotinta. Se l'avete acquistato, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovate, però vi terrò aggiornate nei miei social e nei miei prossimi video. Se ne vuoi sapere di più, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere un bel like e condividere il video se vi è piaciuto. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona Pasqua, una buona giornata e vi mando un grosso bacio. Ciao!